Gestione dell'urostomia. La parola stomia deriva dal greco stoma, che significa bocca. È il risultato di un intervento con il quale si crea un'apertura sulla parete addominale per permettere la fuoriuscita dell'urina all'esterno o direttamente dagli ureteri. Ureterocutaneostomia singola o doppia, o tramite l'utilizzo di un segmento intestinale opportunamente isolato. Obiettivo: insegnare al paziente la corretta gestione dell'urostomia. Diversi tipi di urostomia. Esistono diversi tipi di urostomia. Ureterocutaneostomia bilaterale consiste nel fissare gli ureteri alla cute della parte addominale creando due stomie separate, una a destra e una a sinistra. Ureterocutaneostomia monolaterale bifocale. Consiste nel creare un'unica stomia, in quanto entrambi gli ureteri fuoriescono dallo stesso foro. Uretero-iliocutaneostomia o condotto ileale di Bricker. Consiste nel creare un'unica stomia, in quanto gli ureteri vengono collegati da un tratto di intestino ilio abboccato alla parete addominale. Come gestire la stomia? La zona peristomale è molto delicata e necessita di attenzioni e cure igieniche particolari. Infatti è continuamente esposta a sollecitazioni meccaniche durante il cambio della placca e ad irritazioni chimiche causate dalle urine. La stomia va trattata con delicatezza, ma senza paura ed imbarazzo. Ecco il materiale necessario: placche, pasta protettiva, forbici dalla punta arrotondata, sacche di diverse dimensioni, spugnetta morbida, sapone neutro, guanti monouso, sacchetto per rifiuti urbani e panno di carta morbido. L'infermiere scopre il paziente. Toglie placche e sacchetto con delicatezza, procedendo dall'alto verso il basso. Deterge lo stoma e la cute peristomale procedendo dall'esterno verso l'interno. Asciuga stoma e pelle peristomale con un panno di carta morbido. Applica attorno alla stomia la pasta protettiva. Applica nel frattempo che la pasta si asciuga, l'infermiere taglia la placca della misura corretta, la modella tra le mani. Applica la placca alla cute, facendola aderire bene. Attacca la placca al sacchetto e ne verifica la sua chiusura. Ricopre il paziente. Tecniche riviste nello specifico. È importante, prima di procedere alla cura e gestione dell'urostomia, lavarsi le mani. Il lavaggio delle mani può avvenire o tramite clorexidina o
o con acqua corrente sapone. L'infermiera indossa i guanti monouso, ma il paziente può non indossarli in quanto si tratta di una sua parte del corpo. È bene insaponare bene la spugnetta prima di detergere lo stoma. È importante tagliare la placca con le forbici dalla punta arrotondata e seguire la misura giusta dello stoma. Modellare bene tra le mani la placca. E scaldarla tra le mani. Ricordarsi di togliere l'adesivo dalla placca. Attaccare la placca al sacchetto. Gettare tutti i rifiuti nel sacchetto assimilabile agli urbani. Rilavarsi le mani con clorexidina o con acqua e sapone. Domande frequenti. Questa sezione risponde ad una serie di domande che i pazienti pongono maggiormente agli operatori durante le visite. Ogni quanto si cambiano placca e sacchetto? In base al tipo di dispositivo scelto, la placca si cambia ogni 2-3 giorni, mentre il sacchetto va cambiato tutti i giorni. L'importante è svuotare il sacchetto ogni volta che si presenti pieno di urine, solitamente ogni 2-3 ore. Durante la notte dovrò alzarmi per svuotare il sacchetto di raccolta? Assolutamente no. Esiste un dispositivo chiamato sacca di raccolta delle urine, che viene connesso alla sacca di raccolta dell'urostomia e in seguito legato al letto, di modo che le urine fuoriescano direttamente al suo interno. I dispositivi di raccolta sono tutti uguali? No, si differenziano in base al tipo di sistema, a un pezzo o a due pezzi, ed in base ad alcune caratteristiche essenziali, quali i materiali della sacca, all'adesivo, al tipo di filtro e al sistema di chiusura dello scarico. In commercio esistono molte marche diverse, vi sono sacche per tutte le esigenze, anche talmente piccole da essere molto discrete, ma naturalmente il cambio deve essere più frequente. Dove posso trovare i dispositivi di raccolta? Una volta ottenuta la prima prescrizione dal centro dove siete seguiti, potrete ritirare i dispositivi prescelti presso i rivenditori autorizzati, farmacie o sanitarie, oppure ritirarli direttamente dalla vostra ASL nel caso questa effettui la distribuzione diretta. Attenzione, se vi recate da un rivenditore, esigete esattamente il prodotto da voi scelto e non un qualcosa di simile, è un vostro diritto. A chi potrò rivolgermi per qualsiasi problema? Il paziente potrà rivolgersi al centro stomie che lo ha seguito e continuerà a seguirlo anche dopo la dimissione, con visite programmate. È importante che alla prima visita il paziente arrivi accompagnato da un familiare che lo seguirà e aiuterà nei primi periodi, in quanto è importante che più persone ascoltino e imparino le tecniche di igiene e cambio di placca e sacchetto dell'urostomia.
Devo disinfettare l'urostomia ogni tanto? Poiché lo stoma non è una ferita chirurgica, non serve disinfettare l'urostomia. È molto importante evitare detergenti a base di alcol, etere, benzina, mucchina o di altre sostanze irritanti, poiché la pelle si disidrata e diventa ipersensibile. Come devo comportarmi se c'è un cambiamento nel colore dell'urina o tracce di sangue? Vi sono alimenti e farmaci che cambiano il colore e l'odore dell'urina. Anche la presenza di un po' di muco può essere normale. In presenza di alcune complicanze, la cute peristomale può sanguinare un poco dopo il cambio del sistema di raccolta e una parte di questo sangue può comparire nell'urina. In questi casi è bene chiedere comunque al più presto il parere del medico o dello stomaterapista. Tracce di sangue, urine torbide e maleodoranti possono infatti essere sintomo di un'infezione urinaria. Se lo stoma cambia dimensioni, cosa devo fare? Qualche tempo dopo l'intervento lo stoma può variare dimensione, ingrossarsi e diventare più piccolo. È un processo assolutamente fisiologico. L'unico accorgimento da seguire è quello di misurare lo stoma ed eventualmente scegliere il dispositivo di raccolta con il diametro del foro adeguato. Posso trovare difficoltà a riprendere il lavoro? La stomia non rappresenta una limitazione per la maggior parte delle attività. Non esistono quindi motivi fisiologici per non riprendere il proprio lavoro. Spesso l'attività lavorativa aiuta a sentirsi completamente ristabiliti e a dimostrare a se stessi e agli altri la propria autonomia. Naturalmente possono esistere casi in cui non ci si sente più a proprio agio nello svolgere la precedente occupazione. Può essere allora d'aiuto richiedere l'invalidità civile, che consente di ottenere facilitazioni sul posto di lavoro e sulla qualità del lavoro stesso. Cosa posso mangiare? Dopo l'intervento, l'alimentazione non costituisce di norma un problema. È consigliabile mantenere il peso corporeo costante per evitare complicanze stomali. Non tutti sono a conoscenza che l'aceto comune è un eccellente antidoto contro i batteri, gli odori e la cristallizzazione dell'urina. E per quanto riguarda l'idratazione, è molto importante mantenere una corretta idratazione, assumere 2-3 litri di acqua al giorno. Inoltre il mirtillo rosso riduce le infezioni, la formazione di muco e riduce gli odori, mentre l'aglio, le uova, le cipolle, i porri, i meloni, i funghi, il pesce, i legumi, le spezie, i formaggi fermentati e gli asparagi aumentano gli odori, il prezzemolo li riduce. Come posso vestirmi? Non esistono limitazioni particolari nella scelta dell'abbigliamento. Grazie a dispositivi di raccolta di dimensioni ridotte dal profilo piatto, il paziente può indossare ciò che vuole, anche il costume da bagno. Posso praticare sport? Posso nuotare? La presenza di una stomia non impedisce di praticare sport, fatta eccezione per quelle discipline che impegnano fortemente i muscoli addominali. L'unico accorgimento richiesto è quello di partire con l'attività fisica in maniera graduale, senza eccessivi sforzi. In commercio esistono sacchetti ermetici resistenti all'acqua. Gli unici punti su cui bisogna fare attenzione sono i seguenti. Un'immersione prolungata del sacchetto finisce per diminuire la durata della sua tenuta. Al mare evitare le onde troppo violente, la vasca idromassaggio o l'idroterapia, perché ridurranno la capacità adesiva della vostra sacca. Posso viaggiare? La vita può riprendere come prima, senza eccessive limitazioni. Si può viaggiare per terra, per mare o per aria, senza particolari problemi. Basta solo organizzarsi un po' e soprattutto avere la voglia di vivere. Prima di intraprendere un viaggio, portare sempre con sé il necessario per la cura della stomia e una scorta di sacche che dovrà essere 1 o 2 volte superiore a quella che si utilizza di solito. Non lasciare esposti al sole i bagagli che contengono placche sacchetto. Mettersi sempre nel bagaglio a mano un set per il cambio di placche sacchetto.
viaggiare nelle ore fresche, tagliare le placche prima di partire, portare un certificato medico che attesti il tipo di intervento da esibire alla dogana. Potrò diventare mamma. È possibile diventare felicemente mamma anche con una stomia. Non vi sono impedimenti fisici che possano ostacolare questo meraviglioso evento. Il problema è fondamentale e legato più che altro alla patologia di base che ha imposto riscontro ad una derivazione esterna. L'approccio alla stomia in gravidanza deve necessariamente essere di tipo multidisciplinare. Per affrontare la gravidanza e il parto si deve essere seguiti in ogni fase da specialisti competenti che approccino in modo specifico i problemi che eventualmente si possono presentare. Devo pagare i dispositivi di raccolta? No, i dispositivi di raccolta sono rimborsati dal sistema sanitario, dopo l'approvazione del piano terapeutico redatto dal centro secondo il nomenclatore tariffario. DM 3584, gli ausili per gli incontinenti sono erogabili dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi gratuiti. La richiesta del rimborso è semplice, la prescrizione deve comprendere diagnosi, dichiarazione della patologia e della sua causa, tipo di intervento, codice di riferimento del nomenclatore che è un elenco di ausili diversi per categorie, programma terapeutico, indica per quanto tempo deve essere impiegato il presidio e quando devono essere effettuati i controlli medici. Importante ricordare, richiedere alla propria ASL l'autorizzazione per i prodotti richiesti. La distribuzione degli ausili può essere diretta, se effettuata dalle ASL o indiretta. In questo caso è necessario identificare un punto vendita autorizzato. Video prodotto da Elena Bellomo. Attori Elena Bellomo, Guendalina Brescia. Regia Elena Bellomo. Camera Maria Bonanno. Sceneggiatura Elena Bellomo.